Questo è il progetto Parità di Genere a Colori, è un progetto ideato dal Municipio 7. L'obiettivo è quello di fare diversi murales sul tema parità di genere e passare di quartiere in quartiere. Che sono elementi di approfondimento che permettono a bambine e bambine, ragazzi e ragazze e anche adulti di vivere rispettandosi, perché il tema poi centrale di tutto questo è il rispetto delle diversità. Che è un messaggio fondamentalmente, che è il rispetto del bene comune, che lo si può fare in tanti modi, cancellando scritte vandaliche, ma anche creando arte, creando dei messaggi che poi sono quelli che ci rendono ancora più orgogliosi di quello che facciamo. Molti cittadini si fermavano, chiedevano, facevano domande, erano felici soprattutto che non riguardasse il calcio, il murale. Sì, perché qua è pieno, erano proprio felici di questo. Siamo qui all'inaugurazione del murales, il secondo Parità di Genere a Colori. È un progetto educativo. In cosa consiste? Abbiamo portato alcune copie del libro Storie della Buonanotte per bambini ribelli a scuola, la Luciano Manara. Gli studenti e le studentesse hanno studiato, hanno ragionato sulle storie e poi hanno direttamente incontrato due delle protagoniste, Irene Fakeris e Sumaya Abdelkader. Le hanno riempite di domande, devo dire, e da lì poi hanno tirato fuori queste 10 parole che insieme a We Are Urban e Vibram abbiamo inserito su questo bellissimo murales che inauguriamo. Felice anche quest'anno di aver partecipato a un progetto del Municipio 7 sulla parità di genere. L'abbiamo fatto l'anno scorso, sempre nella cornice della Civil Week, anche quest'anno abbiamo replicato, con però l'aiuto anche dei dipendenti di Vibram che ci hanno dato una mano a realizzare questo grande murale a Quinto Romano. Il concetto è sempre lo stesso: rispettare il bene comune, portarlo avanti con diversi messaggi, tra cui anche quello di realizzare murales che hanno un contenuto. A noi di Vibram piace veramente tanto poter collaborare, contribuire al bene sociale, al bene comune. Cerchiamo di farlo con l'ambiente, cerchiamo di farlo con la comunità in cui siamo e per me non è solamente, come direttore della sostenibilità, solamente il fatto di restituire qualcosa alla società, ma anche una grande forma di education dei nostri dipendenti. La formazione avviene anche così, non solo dando le informazioni, ma facendo qualcosa attivamente. E non vi nascondo che tanti dei nostri dipendenti che hanno iniziato a fare il volontariato aziendale, quindi pagati per venire a fare una giornata di volontariato, poi hanno iniziato a farlo per conto loro e questo è il migliore successo che possiamo sperare.